Buongiorno, questo è il secondo giorno di Sardegna. Ieri ci avete visto con gli amici, la gara, gli scherzi, i giochi, le scene. Oggi siamo venuti da Roberto, che è l'amico che vengo a trovare quando sono con la gente, per Luigi Corrias. E parliamo di lavoro e ci becchettiamo per avere i nostri migliori risultati. Oggi invece siamo in relax, Roberto, dove ci hai portato? Oggi ci dedichiamo alla pesca e siamo in una località che è chiamato Canale Scolmatore, vicino al porticciolo turistico di Oristano, dove sono presenti i pesci prevalentemente di mare. Ora non ci resta che aspettare i lungagnoni qui, perché hanno voluto sondare, hanno voluto capire che tipo di terreno c'era sotto per scegliere il giusto pasturatore, il giusto vettore per caricare a Bigatti anziché a quello, a quell'altro. Sembrano veri, insomma, ora vediamo quello che ci danno. Il maestro è il maestro, abbiamo pesce d'Italia, dobbiamo battezzarlo perché sta pescando fuori. Avevamo un po' perso fiducia perché, insomma, dopo qualche ora che abbiamo atteso non c'erano state novità, a parte qualche sparlotto che non vi abbiamo fatto neanche vedere perché non era degno di noi. Maestro. Secondo me è un'orata, ma sicuramente sbaglio perché non ci indovino mai pesci di mare. Hai un passato da pescatore di mare. Ho capito, ma sono te perché ho smesso. Giusto. Allora, via, ti lascio fare perché se si slama questo pesce penso che mi possa mandare a quel paese. Fatti, orata. Non era, spigola. È sbagliato. Una bella spigolotta. È un bel pesce questo, eh. Presa come? Con un mazzetto di bigattini. Si sta pescando con un bullet a una quarantina di metri. E bigatti incollati. Eccoci. Riproviamo a vedere perché finora non si è visto veramente niente. Tanto che abbiamo una mezza intenzione di andare al ristorante di amici e poi trasferirci in un altro posto. A dopo. Ci siamo arresi con la spigola di Canaccini, arresi per modo di dire, perché poi ristorantino, cose buone del posto. Ora il sole è alto, ci hanno accompagnato in una laguna, un po' nell'interno ma sempre nel mare dove con il sole alto si dovrebbero prendere qualche bella orata. Le postazioni, poi lo vedrete, non sono semplici, si pesca quasi dall'acqua, però insomma è da provare,
ci sono delle garanzie, nella pesca garanzie non ce ne sono, però andiamo a vedere. Dire che questo è un posto dove ci vengano a pescare parecchie persone, direi che non... guardate dove sono entrati questi due animali. Speriamo di non doverli andare a prendere con un canotto dopo. Beh, la pescata si annuncia quantomeno strana e diversa. Ora vi facciamo vedere perché siamo quasi sicuri che in... questa laguna ci siano le orate e di buona taglia. Vedete questi piccoli cumuli nerastri? Non sono altro che queste conchiglie che noi andiamo a raccattare, di cui le orate sono particolarmente ghiotte. Qui come la gestiamo? Su una spiaggia. Allora, qui sulla destra e la sinistra d'Andrea ci sono due prati di posidonie, giusto? Sì. E davanti hai una spiaggia libera. Sì. E si vede dal cambio di colore dell'acqua. I banchi di posidonia sono sulla destra, sulla sinistra c'è un canalone vuoto di sabbia, penso sia sabbia, comunque ho fatto dei lanci e dovrebbe essere sabbia. Questo signore, prima di diventare campione italiano di feeder eccetera eccetera, è stato maestro anche nella pesca da canna da riva. Quindi è livornese e quindi un certi... po' di sale l'ho preso. Ti è rimasto oltre il sole, ti è rimasto qualcosa? Sì, ma corroso un po'. Sì, l'ho notato ieri sera. Dicevo una cosa, e quindi hai sondato con... Ho fatto qualche lancio, dovrebbe essere tutta sabbia. Vuoi spiegare brevemente come si sonda? Come chi non è mai venuto qui? Come si accorge? Quali sono... Allora, qui è abbastanza facile perché il colore... aiuta tanto. Sì, aiuta tanto. Cioè, le macchie scure è sicuramente posidonia perché ci siamo sopra. E il chiaro, questo chiaro qui in genere o è fango o è sabbia. Se fosse scoglio sarebbe più scuro ovviamente. Ma in fiume come in mare per sondare, in gara non si può fare, comunque quando siamo per conto nostro sì. Ho sondato col pasturatore, certo. Con i nostri bullet. Ma è solida come fondo? Sì, si sente che è sabbia. Cioè nel senso... La sensazione... La paura nostra iniziale è che il pasturatore non potesse affondare fango, e nascondere l'esca, certo. E tutto il... No, il colore ci dice che non c'erba. Bene. Quindi questa è già una cosa. E con dei lanci di per sondare è abbastanza... Cioè è soffice ma non è morbido. Cioè non è morbidissimo, il pasturatore non sprofonda dentro, quindi è sabbia. Affronterai la cosa come? Io però voglio provare... Il vettore sarà questo? Sì, voglio provare i nostri bullet che sono fatti molto bene, con dei bigatti in colla. Pesco con le Next Adventure in tre pezzi. 60 grammi, 60 quindi grammi, canna potente, ma insomma godibile ancora, sì, non nulla di violento. Ecco. Con le tre pezzi che a me piacciono un sacco perché hanno dei... L'azione più gradevole? L'azione è più gradevole, ma poi il trasporto è spettacolare, sono spazio contenutissimo e quindi a me piace la comodità e queste canne mi hanno subito affascinato. E poi l'azione è veramente progressiva, insomma, sono delle canne secondo me perfette anche per pescare in mare. Faccela vedere coi pesci, perché dall'altra parte una spigolotta, vai! Canna che adoperi? Io ho scelto una versione light. Vedo. Sai che uso una canna molto leggera, una 45 grammi. Ho messo sotto, che poi è un prototipo, insomma, il nostro trecciato pre-nascita. Che altro pre-colore? Ma insomma, vabbè, sì, vabbè, erano la qualità è quella. Erano delle prove, per cui è quello lì, e sono dei test, e quindi ce l'ho e lo uso. E voglio provare con un finale molto sottile, un 135 del Riverge, e vedere amo piccolo, veramente microscopico, per vedere se frego qualche... Cos'è, un 20? È
è un 500. L'importante per me è passare avanti al canacino, perché sennò poi non mi fa capire. Allora, a guardare dal tu sei almeno un metro e mezzo avanti come postazione. Che... Hai visto quanto so più grosso e più bello di lui, guarda mia, ti è a livello suo. Va bene, dai, aspettiamo le canne piegate. Marcello ha appena gettato la canna e nel senso sembra mangi una galla. Ma che sembra mangi una galla? Non facciamo discorso, ho buttato la canna, ho chiappato subito il pesce perché c'è una certa classe. Certo. Ma io sono una miseria, non mi vorrete mia paragonare. Non ha toccato il fuoco, anche a te Andrea ha mangiato? Non mi vorrete mia paragonare con quella bronico del canaccino? No, assolutamente. Ah. E quindi... Abbiamo una... Abbiamo un pesce, un'oratina. Un'oratina, dai. Come le bianche. Ma badate Gesù. Lì. Ora voglio ridere, il canacini ha lasciato il guadino a riva. Se ha bisogno. Auratus. Mi ha ridicolizzato i bachi e io l'ho padellato. Roba da tagliarsi le vene, da tagliarsi le vene! Non lo so, peschi sotto? E pescavo corto lì nel mezzo alle Posidonie, che cazzo, spisese. Ma che occhio ha fatto, attaccato su? Cos'è un temporale? Oh. No, la sogliola. Ma che, è questa? È una sogliola, ragazzi. Oggi è successo di tutto, veramente. Sogliola con bigattino. Eccola, fa vedere. Sembra morta, ma che è? Fammi vedere. Ora mi... Oh, io non ho mai appato una sogliola. Come si piglia? Come un altro pesce, dici te? Mi fa schifo. No. Mai visto una cosa di genere. Io non mi ho preso una... Mi fa senso, non mi ha preso una sogliola. Via. Buttala dentro. Tanto si è preso parecchio. Guarda brutta. Mamma mia! Però è buona, dai, alla mugnaia. Allora? Ma che è morta? No. No. È assogliolata. Allora, come vedrete poi, pesci ne abbiamo... Oh, ragazzi, a volte anche a Campione succede questo. Comunque, abbiamo preso pochissimo.
lui non si sa come miracolato ha preso due sogliole. Oltre a quella che avete vista, noi poi con il camera mi siamo andati a fare delle riprese e lui ne ha preso un'altra. Lui non ha detto no, dice io voglio le carpe. So perché non è in forma, perché a pranzo ha dato il peggio anche oggi di se stesso. E niente, ciao a tutti. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, sento gli amici cantare. Marcello, vieni con me. C'hai un buzzo. Marcello, è maschio, c'ha la pancia alta. Voi ce l'avete con la mia pancina?